Ciao a tutti ragazzi, eccoci con un nuovo episodio di Bonsai d'Occidente. Oggi riprendiamo dopo un po' di tempo la serie di video su i focus sulle singole essenze. Abbiamo già fatto l'olmo, l'acero tridente, l'azalea. Oggi facciamo la serissa. Bene, diciamo che scenderemo, direi, abbastanza nel dettaglio, per quanto, beh, forse più che nel dettaglio faremo un discorso generale ma molto completo. Suddividerò questo video, questo argomento, in due video, perché se no sarebbe un pochettino lunghino. Cominciamo subito con due cenni, due informazioni sulla serissa. La serissa, che volgarmente viene chiamata nel bonsai serissa foetida variegata, è un'essenza proveniente dall'Oriente, è stata importata in Italia più di 20 anni fa, è a portamento arbustivo, appartenente alla famiglia delle Rubiacee Ae. In Giappone viene usata principalmente come, diciamo, pianta d'accompagnamento di compagnia, mentre in Cina è una vera e propria essenza da bonsai. Si possono classificare le varie serisse in base ai luoghi di origine e provenienza. Per quanto riguarda la Cina meridionale, sono piante poco resistenti al freddo, infatti andrebbero tenute a temperature minime di almeno 8 gradi, quindi da interno in inverno, mentre invece quelle provenienti dal Giappone resistono un pochettino meglio al freddo e sono essenze da esterno tutto l'anno. Interesse bonsaistico della serissa. Beh, diciamo che probabilmente se voi parlate con un bonsaista con una collezione di alto livello storcerà un po' il naso quando gli parlate di serisse. Però detto questo, se a voi vi piacciono e le volete comunque avere, i suoi punti di interesse sono sicuramente il tonco contorto, la corteccia squamata, fessurata, la sua fioritura, la base del tonco, le basi del tonco lunghe con delle radici contorte, caratteristiche proprio della specie. E va detto che nella varietà variegata, quella che avevo io, le foglie hanno dei bordi di un altro colore, bianco, giallognolo, la varietà variegata. Le specie comunemente usate a bonsai sono la serissa giapponica, che vive tutto l'anno all'esterno, fa dei fiori di colore rosa-viola e fa due fioriture l'anno. Poi c'è la serissa giapponica tumberci, la più diffusa, di provenienza cinese, foglie piccole, fiori bianchi una volta l'anno. La serissa giapponica tumberci variegata, che è quella che avevo io, differente dalla giapponica normale, è perché ha la foglia più grande e variegata, appunto, ha un fiore più grande, bianco. Diciamo che ha queste foglie variegate perché un virus ha colpito originariamente, un virus innocuo ha colpito originariamente la pianta madre. Però se le tenete in certe condizioni di luce, queste foglie variegate spariscono. Poi ci sono anche la serissa di Shanghai e la serissa Makino. Metodi di ottenimento più comuni sono la talea della radice e la pianta da vivaio. Ora parliamo di un argomento che comincerà probabilmente a interessarvi di più, ovvero la potatura di queste piante.
Diciamo che i rami grossi vanno potati prima della ripresa vegetativa, quindi stiamo parlando di metà marzo, inizio aprile, si fa anche una sfoltitura della chioma. I rametti secchi all'interno della chioma si possono rimuovere tutto l'anno. I criteri per la potatura, sono i soliti, vi rimando a vedere il video di cui vi metto il link in alto a destra, sulla potatura dell'olmo cinese, dove ne parlerò un po' più nel dettaglio di questo argomento. Diciamo che dopo la potatura le innaffiature diventano meno frequenti. Ora parliamo invece della pinzatura. La pinzatura, che è la potatura delle nuove crescite dell'anno, si fa non facendo tagli sulla legna vecchia. Varia in base alle varietà, cioè l'interno e l'esterno, come abbiamo detto prima. Per quanto riguarda quelle da esterno, di provenienza giapponese, la pinzatura si fa dopo la fioritura. Prima volta diciamo a giugno, seconda volta fine settembre, metà ottobre, entrambe le volte si fa a due coppie di 9 foglie, mentre invece per le varietà da interno, cioè quelle di origine cinese, si pota la nuova crescita una coppia di foglie quando sul ramo si hanno almeno 5-6 coppie di foglie, 9. Si fa fino alla fine di giugno e poi si fa di nuovo da metà ottobre, sacrificando la fioritura primaverile per dei motivi che ora non vi sto a spiegare. Durante tutto l'anno, va detto che sulle serisse vanno rimossi i succhioni, che li vedete molte volte sulle serisse, vanno rimossi quelli alla base del tronco, alle ascelle dei rami indesiderati. Vanno sempre rimossi. Sulle serisse la defogliazione totale non si esegue. Ora parliamo della filatura invece, dell'avvolgimento. Si può usare il filo di rame o di alluminio ramato, si può applicare tutto l'anno, ma però il periodo migliore è il periodo vegetativo. Si rimuove il filo prima che cominci ad incidere la corteccia, al massimo si tiene su una stagione vegetativa. Dopo l'applicazione del filo dei tensori, bisogna ricordarsi di nebulizzare almeno 2 volte al giorno per 3 settimane circa. È buona cosa farlo. Ora parliamo del rinvaso e dell'argomento vasi. Allora, sugli esemplari maturi di serissa, il rinvaso si fa una volta circa ogni 3-4 anni. Questo è lo standard, mentre sugli esemplari giovani si fa una volta all'anno o al massimo ogni 2 anni. Il periodo migliore per fare il rinvaso è la tarda primavera, quando le temperature sono sui 18-20 gradi. Il terreno ideale, un terreno ideale per il rinvaso è la Kadama pura, che vogliono un terreno molto drenante, però ovviamente ci sono anche altre composizioni, però sicuramente la Kadama pura dovrebbe andare bene. Una buona cosa è fare assieme alla potatura della radice anche una potatura di un terzo del fogliame. Ora parliamo della scelta del vaso per la serissa. Allora, vanno evitati vasi troppo forti, decisi o con disegni in rilievo sgargianti, molto che si fanno notare. Evitare come colore il marrone o il rosso. Invece sì, a vasi con tinte pastello, tinte forti come il blu e il verde, per le varietà a fiori bianchi. Per le varietà a fiore rosa o viola vanno bene come colori il giallo brillante, il bianco, il blu. E vanno bene anche disegni di paesaggi, ma come dicevamo prima,
disegni di paesaggi non troppo evidenti, non troppo in rilievo, non troppo che si facciano notare. Quindi, in generale, sui bonsai di Serissa ci vogliono dei vasi in gres smaltati. E qua concludiamo la prima parte del focus su Serissa. Continueremo la prossima volta con la seconda parte che completerà completamente l'argomento. Vi ricordo di iscrivervi al canale, bla bla bla. E ci vediamo la prossima volta per finire il video di oggi. Ciao ragazzi, ciao.